Il professor Foà ci parla della Società Europea di Ematologia. Quella non l'ho tenuta a battesimo, quindi non ho commenti. Non commento neanche io. Io sono stato socio fondatore del GSIE, però quello sì, mi fa piacere ricordarlo. Comunque, detto... Della società, non del GSIE. Sì, ma io del GSIE. Perché pigliavi il latte. Ero bambino, sì, ma ero... Tutte le volte che vengo qua Luigi esce, ma comunque che l'avrei voluto ringraziare anche perché è la prima volta che mi viene offerta l'opportunità di dire due parole a nome dell'EHA. Mi è capitato all'estero, ma in Italia devo dire che è la prima volta, quindi l'avrei voluto ringraziare apposta per questo. E mi fa piacere farlo anche in un contesto dove si è parlato di SIE, di SIES, dello sviluppo di queste società. Io volevo parlare in generale non della Società Europea di Ematologia, sarebbe impossibile, ci vorrebbe più tempo, quindi ho tolto alcune diapositive, ma invece sottolineare il ruolo che l'Italia ha, o ha avuto in questi anni e sempre più ha, nell'interno dell'EHA. E per fare questo ho qualche diapositiva. Intanto vi faccio vedere qualche numero, perché mi sembra sia importante. I membri dell'EHA sono... stanno avvicinando a 2700 con un numero superiore a 1000 in quest'ultimo anno, ma quello non è il punto. Il punto è che l'Italia è il secondo paese per numero di membri dell'EHA. Cerco di... È peggio di prima, però. Ecco. Congresso, questi sono i vari congressi dal 94 in avanti, quando è iniziata l'avventura EHA con i congressi che prima erano biennali e poi sono diventati annuali. Questo è il numero di partecipanti per anno, e con l'ultimo congresso di Vienna che ha superato i 6.500 delegati al congresso. Quindi è una società che sta crescendo in maniera indubbiamente rilevante. Ecco qua. E questo è importante, l'Italia. L'ultimo congresso, di nuovo, eravamo i primi come numero di partecipanti. L'anno prima ancora di più. Questo è stato dovuto al problema del supporto dell'industria farmaceutica quest'anno, ma comunque rimaniamo regolarmente i primi come numero di partecipanti all'EHA e anche come abstract. Quindi non è soltanto una partecipazione, diciamo, congressuale, ma c'è una partecipazione attiva importante da parte dell'Italia. Siamo il primo paese. L'EHA in a tempo di passare in rassegna svolge molte attività anche in ordine, diciamo, di comunicazione in senso lato, da una newsletter che esiste da molti anni. C'è ovviamente un sito molto attivo, c'è un intranet, ci sono bollettini che vanno a posta elettronica, c'è tutto un programma di conferenze stampa legate alle attività dell'EHA. E per ultimo non posso non ricordare il ruolo della rivista. Ora, questo è un discorso che io personalmente ritengo molto rilevante, che magari ha dato qualche dispiacere a qualcuno, ma non è il caso di ricordarlo qui. Lo dico perché credo, lo dico con orgoglio, perché di fatto io credo che la fusione che c'è stata tra Ematologica, che ricordo essere la più vecchia rivista al mondo di ematologia, quindi nata in Italia, questo è un grande vanto del nostro paese, insieme ad Hematology Journal, che era la rivista della Società Europea di Ematologia, si decise qualche anno fa di andare incontro ad una fusione tra queste due riviste, e io credo che la fusione sia stata molto rilevante. Questa rivista è una rivista che è ulteriormente decollata, oggi ha un impact factor che è superiore a 5, e ritengo di fatto la prima rivista in Europa di ematologia generale, di tutte le discipline dell'ematologia, e credo la seconda dopo Blood. Ora, questo credo sia un risultato non irrilevante, e chiaramente l'Italia ha avuto in questo un ruolo assolutamente prioritario. Devo dire ancora, lo ricordo, che l'Italia ha un ruolo importante anche nella struttura dell'EHA, ha sempre avuto negli anni membri italiani dentro il board della società, ha organizzato un congresso a Firenze alcuni anni or sono. Attualmente ci sono dentro il board dell'EHA tre persone, anzi due persone oltre al sottoscritto, che è presidente eletto della società: c'è la professoressa Mecucci,
e c'è la professoressa Clara Camaschella, che sono membri del board, e c'è il professor Cazzola, che in quanto editor insieme al sottoscritto della rivista è anche membro, seppur non votante, del board. Quindi una partecipazione assolutamente, direi, preponderante dell'Italia dentro il board della società. Qualche attività che svolge l'EHA, che tutti più o meno sanno: c'è un importante fellowship che è finanziato dalla Fondazione José Carreras, ci sono dei quattro fellowship finanziati dalla società, c'è un fellowship internazionale EHA-ASH. Devo dire che i rapporti con l'ASH sono molto stretti e c'è molte iniziative in FIER in combinazione tra EHA e ASH. Devo dire che ci sono stati più di un italiano che ha ricevuto questi premi, quindi la partecipazione anche italiana come riconoscimento di attività è sicuramente stata importante. Inoltre ogni anno la società finanzia molti grant per partecipazione al congresso annuale. E io chiudo soltanto ricordando i congressi. Quello che verrà ormai a breve è quello di Copenaghen, poi l'anno successivo ci sarà congresso a Berlino, 2010 si tornerà a Barcellona in una sede nuova, 2011 si va a Londra, doveva già essere a Londra anni fa, poi fu messo a Birmingham proprio nel centro congressi, invece si va finalmente a Londra, e poi ho messo il 17° congresso giugno 2012 con un punto interrogativo, anzi tre punti interrogativi, perché questa sede non è ancora definita. Potrebbe essere in Italia di nuovo, questo lo dico ma non dico nulla di più, dipenderà da alcune condizioni, ma non è assolutamente improbabile che si torni in Italia in quell'anno, e non aggiungo altro. L'Italia ha un ruolo importantissimo in questa società e mi piace dirlo, con una partecipazione attiva a tutti i diversi livelli, e quindi questo va nella direzione anche di quello che diceva Luigi prima, dello sviluppo anche scientifico del gruppo, quindi questo credo sia un riconoscimento dell'attività di tante persone nel nostro paese. Grazie.